e chi guida tra il centro, tra il centro storico e il resto della città, sa che cosa cercare, sia in macchina, quindi non dobbiamo nemmeno farlo a piedi, cercare le porte della città o i ponti sul fiume, cioè bisogna fare dei giri pazzeschi per arrivare dove si vuole andare. È quello che Traiano, in maniera, se vogliamo, un po' brutale, ha risolto a Roma con questo nuovo accesso al centro direzionale dei fori. Per cui si entrava da nord, il nord è a sinistra, Piazza del Popolo, Piazza Venezia, si entrava dalla zona che attualmente sta sotto Palazzo Valentini, si trovava un accesso che non sappiamo come fosse, c'è l'ipotesi di un grande pronao, c'è l'ipotesi invece di un muro con colonne e nicchie, si entrava nel cortile delle biblioteche, perché? Perché il foro raccontava la più grande impresa di Traiano, cioè la conquista dell'attuale Romania, la Dacia. Con quei soldi, i daci erano ricchissimi d'oro, si costruì questo immenso edificio. E dicevo, dal cortile delle biblioteche non si passava immediatamente nella piazza, ma si passava in quel settore di piazza coperta che è la Basilica Ulpia. Ho detto che avrei approfittato della Basilica Ulpia per introdurre un tema che poi sarà fondamentale in tutta la successiva storia dell'architettura, ovvero il tema della basilica. Cominciamo con lo sgombrare il campo da un equivoco. Nel mondo romano la basilica è un edificio civile, non è un edificio religioso. I templi dell'antica Roma non sono nemmeno i luoghi del culto, i templi come in Grecia sono le case degli dei. Il culto si svolge davanti, sulla scalinata, sull'altare. D'altra parte, se voi ricordate cos'è il culto greco-romano, che consiste nell'uccisione di un animale e nel bruciarlo, voi potete capire che se per caso l'animale non veniva ucciso subito, potevano accadere delle cose terrificanti, schizzi di sangue, schizzi di qualsiasi altra cosa, all'interno di luoghi preziosi, dedicati, pieni di opere d'arte. Al contrario, il vero spazio interno dell'architettura romana sarà la Basilica. Perché si chiama così? Non lo sappiamo, ne abbiamo parlato già a proposito della Basilica del Foro di Palestrina. L'idea è che sia la traduzione da Atrium Regium, cioè sala grandiosa, di cui abbiamo delle vaghe testimonianze in età repubblicana e qualche altrettanto vaga traccia, non tanto a Roma quanto a Cosa. Vi ho detto già che cosa, Ansedonia, scavata benissimo da Brown negli anni 60, ci serve veramente da modello per le fasi più antiche della città di Roma. Quindi che cos'è una basilica? Se io dovessi dargli una risposta in termini funzionali, vi direi è una piazza coperta. Cioè tutto quello che si faceva in una piazza si faceva in una basilica, ma al riparo dal sole, dal vento, dalla pioggia, dal freddo. Cosa si faceva allora in una piazza? È evidente che nella piazza antica, nella piazza della Roma arcaica, regia e repubblicana, si amministrava la giustizia per prima cosa, perché la giustizia era un affare pubblico. Si tenevano assemblee, processi, qualche volta chi comandava parlava al pubblico e spiegava le cose più importanti. Sono tutte funzioni che si possono fare perfettamente anche all'interno della basilica. Ma vi dirò di più. La basilica è un perfezionamento della piazza per un motivo tecnico. Ben presto bisognerà tenere degli archivi. I romani non scrivevano sulla carta, scrivevano sulle tavolette cerate, per cui depositare queste tavolette era una cosa abbastanza complessa. Anche semplicemente preparare i processi, i dibattiti, eccetera, eccetera, richiedeva un'attività e uno spazio, per cui la basilica diventa il luogo ideale. La basilica deriva dalle sale ipostile. Qualcuno, non so se di questo corso, del corso di arredamento, mi ha chiesto cos'è una sala ipostila, evidentemente l'ha trovato sul libro. La sala ipostila è una sala che non ha muri che reggono il tetto, ma soltanto colonne, che in fondo è una delle possibili, uno dei possibili schemi di una basilica. Ora, affinché una sala ipostila, cioè finché sono due navate, è ancora un portico sostanzialmente. Quando diventano tre navate cominciamo a preoccuparci, perché la profondità comincia a essere tale che le aperture tra le colonne non garantiscono più una credibile illuminazione.
Ecco quindi che da tre navate ampie in su nasce una necessità diversa, cioè di avere una fonte di luce diretta all'interno della basilica. E quindi per basilica noi spesso intendiamo qualcosa in cui la navata centrale, eccola, sale al di sopra delle navate laterali, in modo tale da poter avere finestre. Quindi è quello spazio che poi verrà adottato, vedremo quando e come, per le chiese cristiane, ma che originariamente non ha niente a che vedere col sacro. È uno spazio coperto per non avere ostacoli visivi, invece che muri si preferisce avere delle colonne, si cerca di avere un'illuminazione al centro, ottenendo una navata più alta delle altre, e questo sostanzialmente è la basilica. Ci sono profonde differenze con la basilica cristiana, cominceremo a vederle tra poco guardando la pianta della basilica Ulpia, che però da un certo punto di vista, pur essendo veramente molto adatta a spiegare cos'è una basilica, è la più grandiosa basilica che sia stata costruita con questa tecnica a Roma. Per cui cominciamo dal massimo invece che cominciare, come facciamo di solito, dalle origini. E devo dirvi un'altra cosa. Le basiliche stanno sempre su un lato del foro, spesso sono addirittura parallele al foro, perché di norma si mettono con il lato lungo, una basilica di norma rettangolare, parallela al lato lungo del foro. Perché? Perché ci deve essere la massima affluenza tra dentro e fuori, perché dentro e fuori è la stessa cosa, con l'unica differenza della copertura del tetto. Per questo la prima tipologia che i musulmani scopriranno per le moschee è proprio questa: dentro e fuori, spazio uguale. La moschea non è uno spazio consacrato per qualche cosa, è un luogo pratico per pregare tutti insieme. Si prega fuori se il tempo è buono, si prega dentro se il tempo non è buono. Quindi funzionalmente noi abbiamo come eredi delle basiliche romane le moschee islamiche. Ecco uno dei primi problemi tecnici. La basilica Ulpia, come potete immaginare, si chiama Ulpia perché Marco Ulpio Traiano. Marco è il nome, Ulpio è il cognome, Traiano è il soprannome che distingue proprio quello lì da tutti gli altri Marco Ulpio che c'erano stati nella sua famiglia. Non so se mi spiego, in una famiglia romana, gli Ulpi, di solito si usano due o tre nomi. Dico a casaccio, Marco e Lucio, quindi ci sarà Marco Ulpio e Lucio Ulpio, Marco Ulpio e Lucio Ulpio, ma come faccio a sapere se si tratta del nonno o del nipote? Uno si chiama Marco Ulpio Traiano, l'altro si chiamava Marco Ulpio Vattela Pesca. Per cui c'è il nomen, che è il Marco, il cognomen, che è il Ulpio, e poi il prenomen, che è quello, scusate, il prenomen che è Marco, il nomen, che è il nome della famiglia Ulpio, e poi il cognome, il nome di soprannome che poi diventerà il cognome italiano. Allora, basilica Ulpia, basilica costruita da Traiano sul foro di Traiano. Da un lato non ha facciata, perché sta attaccata alle due biblioteche, dall'altro lato dà sulla piazza, per cui questa moneta d'oro che raffigura la basilica Ulpia raffigura il lato sulla piazza. E qui cominciano i guai. Perché una moneta non è né un progetto esecutivo, né una testimonianza giurata, è più o meno una veduta impressionante, cioè che rappresenta le cose che più colpiscono la fantasia di un certo oggetto. Per cui io qui che cosa vedo? Che la basilica aveva tre ingressi, di cui uno centrale con più colonne, infatti dietro le due colonne più grandi ne vedo due più piccole. Aveva una fronte a gradoni, per cui era alta sul piano della piazza, aveva tre avancorti, su cui sopra c'erano statue, quadrighe, trionfali, barbari vinti, qualsiasi altra cosa, dietro compare un loggiato a colonne e sopra tutta una serie di fioroni che sono come delle antefisse, probabilmente era un'ulteriore decorazione della linea del tetto. Dall'interpretazione di questa moneta nascono diverse possibilità. Questa è quella che sembra tecnicamente più credibile ed è quella data da Jimmy Packer, che però oggi è stata, come dire, completamente messa in discussione da due osservazioni. Una riguarda la piazza.
Parker aveva fatto un piccolo scavo e ha trovato un buco nella piazza. Aveva pensato quindi che ci fossero degli alberi, come nel Foro della Pace. Oggi sappiamo che non c'era niente, era una piazza bacinante di marmo bianco, solo marmo bianco. Due, la statua di Marco Aurelio guarda verso di noi, cioè da nord verso sud. Oggi sappiamo che al contrario, Marco Aurelio guarda verso chi entra e non sta al centro della piazza, ma sta molto più qua. Un'altra cosa, la Basilica Ulpia viene presentata a due livelli soltanto, cioè un pian terreno e un terrazzo da cui ci si affaccia all'interno della basilica. Perché? Perché è stata tenuta bassa per vedere la colonna. Ma questa immagine è falsa come Giuda. Perché? Non proprio. Perché l'immagine è falsa? È volutamente falsa, cioè qui c'è della malafede rispetto all'osservatore, a noi. Vabbè, potevo andare in biblioteca a leggerla. Non c'è niente, io vado a vedere il libro, non è lì. Dove è messo il punto di vista dell'osservatore? Così è visibile dai gabbiani e dagli angeli. Gli uomini che stavano per terra non vedevano un accidente, perché la colonna comunque non sarebbe stata visibile. Quindi Parker ipotizza, come vedete tra poco, una basilica che non funziona solo per tirare su questo mozzicone di colonna. La colonna purtroppo non si può dire più alta, ce l'abbiamo, è quella, per cui l'altezza è data. Tirandoci in fondo alla piazza non si vede nemmeno così la colonna. Adesso vi spiego meglio qual è il problema. Prima di spiegarvi il problema vi devo anche dire che dai disegni di Parker sono nate tante imitazioni, perché un disegno è una cosa che ha un'evidenza straordinaria. Perciò tutti hanno cercato di copiarlo, ma anche qui si capisce al volo che per vedere quel mozzicone di colonna io devo salire sul tetto del Teppio di Traiano, cosa che non era possibile al pubblico. Per cui se la colonna era fatta per essere vista dal pubblico non funziona così. Se invece dobbiamo pensare a come il pubblico la vedeva, sicuramente la vedeva solo dal cortile delle biblioteche. Ecco che cosa ci dice la forma Ulpis della Basilica Ulpia. Cosa rara, abbiamo addirittura il pezzo dove c'è scritto Ulpia, anche se voi non lo vedete. La pianta è sostanzialmente quella che vedete in basso, cioè è una basilica rettangolare a cinque navate concentriche con due tribunali a destra e a sinistra. Noi la stiamo guardando con in basso la piazza. Meglio, prendiamoci un attimo qui così la guardiamo meglio. Allora, nel basso della diapositiva c'è la piazza, si vede schematizzato il sistema degli accessi principali, poi vedete che abbiamo il rettangolo con due navate concentriche, che significa che c'è uno spazio rettangolare al centro, una prima fila di colonne che gli gira tutta attorno, una seconda fila di colonne che gira tutta attorno, e poi completamente separate le absidi, cioè le absidi non si vedono dalla navata centrale perché ci sono ben due colonnati in mezzo, d'accordo? Quindi nella basilica le absidi non fanno parte dello spazio basilicale, sono dei tribunali. Cioè io che cosa posso pensare? Che la gente passeggia al centro mentre i processi si svolgono nell'una, nell'altra abside, in tutte e due, ma non in mezzo, o viceversa, se ho una folla paurosa la gente passeggia nelle absidi e invece al centro ci si riunisce per un processo, per una qualsiasi attività. Tenete presente che si poteva anche sezionare lo spazio tramite tramezzi o tende, per cui la basilica diventa veramente l'antenata di un edificio polifunzionale. Su uno dei più qualificati libri di arte romana in generale, quindi pittura, scultura, architettura, c'è questa sezione prospettica della Basilica Ulpia che ha una sola cosa buona: mostra come separata l'abside dalla navata. Per il resto è bestiale, cioè mettere in giro un disegno di questo tipo è opera di un incompetente.
perché è sbagliata la capriata, che è di 25 metri, è come San Paolo fuori le mura, la navata centrale. Se voi volete pensare allo spazio della Basilica Ultima, fatevi il piacere, prendete la macchina, andate da San Paolo fuori le mura, passeggiate dentro San Paolo, preferibilmente nelle navate laterali, non guardando verso l'altare, ma guardando verso l'altra navata laterale, e avrete un'idea precisissima dello spazio della Basilica Ulpia. 25 metri di campata centrale prevedono delle capriate forsennate, non certo questo schizzetto che vedete qui. Stessa cosa vale per i solai delle navate laterali, che sono aberranti, non si può disegnare una cosa del genere. Quindi buttiamola. Ecco la sezione proposta da Packer, sempre nella speranza che in qualche modo quella povera colonna di Traiano si vedesse. Allora, partendo da destra, quando l'autofocus ci darà questa possibilità, abbiamo la sezione della facciata, che è particolarmente robusta perché deve sostenere la quadriga trionfale di Traiano che si intravede nella nebbia in alto a destra. Ecco, finalmente. Però di questo avancorpo parleremo tra poco, perché ci sono dei dettagli importanti che vi devo dare. Dopodiché, in una maniera curiosissima, noi vediamo due navate laterali coperte da terrazzo. Terrazzo però solo di servizio, perché essendoci degli attici monumentali che reggono statue e quadrighe, nulla si vede, cioè se tu stai sulla terrazza non ti puoi affacciare sulla piazza. Mentre secondo la ricostruzione ci si potrebbe affacciare verso la basilica, poi vedremo se funziona o no. Una volta arrivati sul terrazzo, sotto la pioggia, perché può piovere a Roma, uno si affaccia per guardare dentro. Ma allora che me ne faccio di tutto ciò? Noi sappiamo da Plinio il Giovane, che era un famoso avvocato, che vive all'epoca di Traiano per di più, una testimonianza interessante. Plinio dice: un giorno, lui ovviamente sta dicendo che è un avvocato fantastico, no? Allora dice: pensate che c'era tanta di quella gente a seguire un mio processo, che la gente si accalcava anche nelle gallerie superiori. Dove stanno queste gallerie? Questa sarebbe l'unica basilica che non ha gallerie al piano superiore di queste grandi, cioè è soltanto al pian terreno, ed è una cosa che non si è mai vista. Perché Packer la rappresenta così? Uno, perché secondo un calcolo forsennato la moneta farebbe vedere le colonne ioniche e quindi bisogna fare un loggiato ionico, ma se lo faccio a un terzo piano mi copre del tutto la colonna di Traiano. Quindi questa è teoricamente l'immagine migliore secondo la moneta, ma non è vero, perché sapendo voi piuttosto bene l'altezza della facciata, le colonne del loggiato non si vedrebbero mai. È chiaro il problema? Delle domande? Comunque adesso vediamo un'alternativa. Oh, ecco qui un'altra cosa. Questo è l'interno della Basilica Ulpia, dove sotto si vedono i personaggi in scala. Guardate le griglie della parte superiore. Se io mi affaccio da quelle griglie e sono alto come il signore sotto, io cado di sotto, perché passo in mezzo alle maglie. Quindi è un'altra cosa che non funziona di questo interno. Questa è la brutta graficamente sezione di Carla Amici, che peraltro è una delle professoresse migliori che io conosca di analisi dei monumenti. Non insegna qui, insegna archeologia, ha scritto due libri stupendi, perlomeno due, uno sul Foro di Cesare e uno sulla Basilica Ulpia, prima degli scavi. Allora, questa è probabilmente la soluzione giusta. Nel libro troverete una marea di studi per arrivare a questa soluzione, e secondo me ha un errore. Invece che disegnare quelle finestre, basterebbe mettere un giro di colonne ioniche, in modo tale che dal basso a sinistra io vedo prima l'attico, sopra l'attico le quadrighe, dietro l'attico in prospettiva le colonne ioniche, che qui non ci sono. Ma se voi fate uno sforzo di fantasia, e se noi in questa facoltà avessimo due proiettori, cosa che qualsiasi altra facoltà ha, io vi vorrei mettere di lato l'immagine che vi ho fatto vedere ieri dell'aula regia del Palatino,
di qua la Basilica Ulpia, per farvi vedere che sono delle venti identiche, poiché anche l'arco di Tito progettato da Rabirio e l'arco di Traiano d'Ancona progettato da Collodoro sono identici, io sospetto, e prima o poi, quando lo voglio, lo scriverò, che Apollodoro di Damasco, l'architetto del foro, l'architetto di Traiano, era allievo di Rabirio, l'architetto di Domiziano, o comunque studia ferocemente le cose fatte da Rabirio. Perciò la Basilica Ulpia aveva 5 navate al pian terreno, 2 navate praticabili a destra e sinistra del vuoto della navata centrale, 2 terrazzi al piano superiore che peraltro erano comodissimi, questi sì, per guardare la colonna di Traiano, volendo, e un grande loggiato superiore dove adesso, per non impegnarsi, la Nice ha messo delle finestre, cosa che io invece sostituirei sulla base della moneta con un loggiato di colonne ioniche. Ecco l'esterno della Basilica Ulpia. Era con colonne di pavonazzetto, marmo bianco e viola, mentre gli avancorpi, qui lo vedete solo sulla sinistra, avevano colonne di giallo antico. Sulla trabeazione corinzia c'era un attico, attico si intende come coronamento di qualche cosa, un coronamento con enormi trofei di armi e barbari prigionieri. Al di sopra si innalzavano in bronzo dorato le insegne delle varie legioni romane. A noi interessa particolarmente una cosa, io però qui devo abbassare. Allora, guardate che cosa curiosa, ed è una cosa che ci servirà tra poco nella seconda parte della lezione. Apollodoro, perché siamo certi che Apollodoro progetta il foro di Traiano, mentre ieri per Rabirio dicevamo ma si chiamerà veramente Rabirio l'architetto oppure no, oggi noi sappiamo che l'architetto si chiama Apollodoro. Apollodoro fa un edificio tutto marmoreo all'esterno, i sostegni sono marmorei o di granito, adesso lo vedremo. Però la logica dell'edificio è una logica di cementizio. È la prima rivoluzione copernicana nella storia dell'architettura romana. Perché fino adesso noi abbiamo sempre visto una differenza tra gli edifici monumentali, gli edifici importanti, che vengono costruiti tutti di marmo, e gli edifici utilitaristici, le case, le insule, eccetera, vengono costruite in mattoni, con l'uso del cementizio. Qui invece, dove io potrei tranquillamente aspettarmi degli architravi di marmo, Apollodoro mi mette tutte volte in calcestruzzo. Ma c'è di più, adesso andremo a vedere dei dettagli. Molti edifici della Roma antica, per esempio dei templi, questo è uno schizzo cinquecentesco che ci mostra il tempio di Piazza di Pietra, non so se sapete dov'è, tra Piazza Colonna e il Pantheon. C'è un enorme tempio romano, il tempio del dio Adriano, che oggi è trasformato in sede della borsa. Però quel tempio era molto ben conservato nel 600 e si vedeva che tra la parete della cella e il colonnato esterno c'erano delle volte in calcestruzzo che facevano da connettivo per legare il colonnato esterno alla parete interna. Quindi è evidente che nel periodo, dato quello adrianeo, quindi è del 100, cioè fatto dopo la morte di Adriano, cioè del 160-170 d.C., si usava questa tecnica che noi vediamo di sicuro all'interno dei mercati di Traiano. Anche altri edifici schizzati dagli architetti del 500, lo vedete qui per esempio, presentano sulla trabeazione esterna l'indizio, quindi se ne vedevano i resti, di una volta che li collegava evidentemente al muro della cella. Ma non solo, sappiamo che già in età augustea si facevano volte in cementizio all'interno di strutture marmoree. A sinistra abbiamo la basilica, quella che noi chiamiamo Basilica Emilia, al centro abbiamo gli Orrea Agrippiana,
e a destra abbiamo una parziale sezione della Basilica Ulpia. Notate per caso qualcosa che vi incuriosisce queste volte? Le catene, ebbene sì. Allora, cosa sono le catene? Attualmente noi per catene intendiamo soltanto qualche cosa che viene utilizzata come consolidamento dopo un terremoto o in caso di pericolo. Se ricordate, noi abbiamo perlomeno introdotto il problema a proposito di Palestrina, perché a Palestrina, guardando le sezioni di quei porticati voltati, noi abbiamo detto, a Palestrina avevamo qui la roccia, poi una volta e sotto un sostegno. Qui l'arco spingeva contro il muro di roccia e va benissimo, di qua rischiava di aprirsi e crollare. Abbiamo detto che a Palestrina aggiungevano del peso qui sopra, cosa che peraltro avete visto col famoso attico tutto di marmo. Ma la catena fa un'altra cosa: io metto una bella sbarra qui e una catena da questa parte a questa parte bloccata, per cui la catena cosa fa? Assorbe quella spinta, che sarebbe così. La catena è un tirante che consuma completamente questa spinta che tenderebbe a spaccare la volta. Ora, noi siamo certi che esistessero catene nei due edifici già detti, cioè la Basilica Emilia, anzi il porticato esterno della Basilica Emilia e Iorre Agrippiana. Carlo Amici sostiene che ci fossero anche all'interno della Basilica Ulpia, e io sono convinto, ma trovo sbagliato il modo di posizionarle, perché in quel modo la catena non è utile. L'Amici si basa su questa sua ricostruzione, peraltro molto dettagliata, che però non è una ricostruzione da architetto, perché ci sono dei punti errati come questo qui, cioè qui non può esserci questa unghietta di calcestruzzo vicino al marmo, perché non reggerebbe nulla. Quindi bisogna pensare a un tipo di volta diverso. Adesso, solo per farvi capire che si possono portare migliorie a tante cose, questa è una ricostruzione che ho proposto io nella recensione al libro di Pack, dove la catena funziona splendidamente e soprattutto sono rispettati gli attacchi che si vedono sui pezzi di marmo. Ma c'è un'altra cosa. Come ho criticato prima il discorso di Packer, se guardiamo il disegno dell'Amici, una persona da qui non si sarebbe mai potuta affacciare, perché sarebbe più bassa del muro. Dato che la volta è di ricostruzione, proponendo una volta più alta, una persona qui sopra si affaccia sia di qua che di là, per cui ci sarebbe anche questa comodità rispetto alle ricostruzioni precedenti. Però adesso questo è relativamente poco importante. A noi interessa soprattutto il fatto che all'interno di un edificio completamente marmoreo, a vederlo, c'è il grosso dell'ossatura, cioè tutto il connettivo fatto in calcestruzzo. Ed è una cosa che vi prego di ricordare. Ne riparleremo proprio come ultima cosa stasera. Adesso vi voglio presentare un problema lessicale. Che significa un problema lessicale? Cioè un problema di linguaggio architettonico. Questo è il plastico fatale che, come vi ho detto, tra qualche giorno parte, per cui guardatelo. Ora, nel plastico la parte superiore della basilica è stata lasciata quasi inerte. Io metterei appunto il famoso colonnato e amen. Il plastico ha un'evidenza spettacolare. Allora, se io sono a Pomodoro di Damasco, secondo i canoni dell'architettura moderna mi si porrebbe un problema: la basilica è più alta del porticato vicino, come si passa dall'altezza della basilica a quella del porticato? Cioè oggi quando si progetta, chi vi fa composizione, laboratorio di progettazione, vi insegna i nessi lessicali dell'architettura, cioè che certe cose si possono, come dire, fare per rottura o per transizione, ma mai per disinteresse.
Invece, guardate, io mi sono dovuto proprio rendere conto che i romani questo problema non se lo ponevano, o se se lo ponevano non era necessario. Mi spiego. Ecco, vedete che le trabeazioni della facciata della Basilica Ulpia se vanno per fatti loro, mentre le trabeazioni del portico laterale pure quelle vanno a sbattere in un altro punto qualsiasi della basilica senza essere coordinate. Questo può essere? Ebbene sì, questo è il Traianeum di Pergamo, siamo in Asia Minore, Pergamo. L'edificio è un tempio che Adriano dedica a Traiano, che è stato completamente ricostruito a cura della scuola archeologica tedesca, aprendo un cantiere meraviglioso per restauratori dove tedeschi e turchi imparavano insieme a rifare in marmo i pezzi mancanti per fare tutta questa ricostruzione. Un po' come si sta facendo sull'Acropoli d'Atene, ma in maniera più calda, senza ricostruire troppo, con dei risultati discutibili, perché il tempio così ricostruito va bene per le cartoline, ma non ci aiuta per niente, perché è un tale groviglio di pezzi con tutti quei buchi che veramente non mi dà affatto un'idea di che cosa fosse un tempio corinzio. Sembra un tempio corinzio azzannato da una massa di tarli. Per cui forse quando si ridà una tale immagine così forte, bisognerebbe perlomeno lenire i buchi troppo vistosi dei rocchi delle colonne, per non parlare di quella trabeazione che veramente è tutta smozzicata, quando invece viene rimessa al suo posto con l'evidenza di un pezzo originale. Comunque, questo se ne può discutere. In uno dei miei primi viaggi in Turchia, io mi resi conto di questo problema, che il portico che stava attorno al Traianeum, notate, non avevano ancora ricostruito il tempio, stiamo parlando solo del portico attorno, era molto più alto di questo portico a sinistra. Infatti questa cosa curva qui davanti è una scala che permette di passare dal portico di sopra al portico di sotto. E io ero ansioso ferocemente di sapere quale sarebbe stata la soluzione. E infatti vedevo, ecco, questa è la soluzione più avanzata, dico, che succederà tra qui e lì? Beh, non succede assolutamente niente. Dopo le colonne in alto c'è un muro e si riparte con le colonne in basso. Per cui, evidentemente, all'epoca di Traiano questo problema non era sentito. Al contrario, prima, all'epoca di Tiberio, a Palmira, posto di meraviglia rara che sta in Siria, il Tempio di Bel, un enorme quadriportico che aveva un lato più alto e i lati attorno più piccoli, aveva una soluzione più bizzarra. Così, ci si attaccava alla colonna e si ripartiva. Più tardi vedremo addirittura che dalle colonne escono fuori delle mensole e sulle mensole si attaccano le trabeazioni. Per cui il problema della soluzione angolare è un problema solo del Rinascimento italiano in poi. Gli antichi non se lo ponevano. Bene, passiamo ai porticapi del Foro di Traiano. Oggi sono in corso di studio da parte di Roberto Meneghino. Abbiamo litigato selvaggiamente per giorni e giorni, perché Meneghini propone una soluzione diversa da questa di Packer. Questa di Packer è stata data sempre per buona, perché? Perché assomiglia ai portici del Foro di Augusto. Si è sempre detto che il Foro di Traiano è clonato su quello di Augusto, e allora vedete ordine corinzio, attico, schiavi prigionieri barbari come le cariatidi, clipei non con le teste di Giove Ammone ma con tutti i personaggi importanti di Roma, e dentro una voltina, la intravedete a destra in sezione, sospesa alle capriate. Meneghini propone di non buttare tutto lo spazio dell'attico, dice che al posto dei clipei ci sono finestre, e propone un immenso solaio portante di 15 metri di luce tra l'ordine architettonico e la parete laterale. Io ho detto che non era possibile e ho insistito selvaggiamente, poi ho scoperto che non era vero, perché un solaio portante di 14-15 metri esiste e sta a Palazzo Vecchio a Firenze. Però la cosa non mi convince ancora, perché sta su muri di 2 metri di spessore pieni e non su un porticato marmoreo con architravi. Per cui a tutt'oggi la situazione è in una posizione di stallo.
Quindi è possibile che si facessero solari portanti di quella misura, ma a tutt'oggi non abbiamo una sola prova che esistesse un blocco con lo scasso per Natale, qualche cosa che ci dica che c'era veramente. Per cui attualmente quello che sembrava la cosa più stupida, cioè i porticati laterali, sono la parte meno conosciuta del foro di Traiano. Ecco la sezione d'insieme, però fatta in modo tale da poter guardare anche le absidi, i tribunali, non quelli della Basilica, ma quelli che stanno lungo la piazza. Non so se ricordate la pianta, ci sono dei tribunali, per farvi vedere come si fanno quelle capriate con il tetto spiovente, per farvi vedere la totalità del porticato secondo Packer. E quindi effettivamente io mi rendo conto che quello spazio è sprecato, ma d'altra parte è esattamente quello necessario per avere una volta in stucco di quel genere. Per cui io propenderei comunque per questa ipotesi. Ecco un'altra grande variante. Prima, il lato meridionale del foro, cioè questo sulla sinistra, era disegnato come curvo e con al centro un arco di trionfo. Il cavallo, la grande statua dorata di Traiano, era messa sull'asse delle due esedre, che però non si vedevano affatto in quanto erano nascoste nel porticato. Questo è quanto resta della statua di Traiano, un blocco della sottobase del basamento che reggeva la statua. Però dovete imparare a leggere queste disgraziate immagini. In alto si vedono le impronte sul calcestruzzo delle lastre di marmo portate via del pavimento della piazza. Al centro vedete tutti i buchi lasciati dai blocchi di travertino che reggevano i blocchi di marmo su cui era impiantata la statua di Traiano. Io do sempre per scontato che voi lo sappiate, ma probabilmente nessuno vi ha mai detto che nel Medioevo Roma è vissuta con il marmo, il travertino della Roma antica. Perché? Uno, le strade non funzionavano più, nessuno cavava più il travertino a Tivoli, se anche l'avessero cavato non l'avrebbero saputo portare a Roma. Per fare la calce bisogna bruciare o marmo o travertino. Roma c'ha solo tufo, che fanno? Per tutto il Medioevo si è andati avanti bruciando marmo e calce. Tutti i monumenti del Medioevo e del Rinascimento di Roma, nonché del Barocco e del Settecento, sono fatti con i travertini e i marmi provenienti dagli scavi. Ecco perché non abbiamo quasi più niente di Roma antica, perché tutto è stato smontato e fagocitato, sia segato e trasformato in altri monumenti, sia, se troppo danneggiato, bruciato per farne calce e costruzione. Così dobbiamo immaginare la statua di Traiano. Abbiamo schegge di pannelli del basamento, mentre abbiamo solo uno di quei blocchi che vedete tratteggiati sotto al basamento, ed è quello che vi ho fatto vedere prima in fotografia. Ora, dal libro di Packer ho tratto questa immagine che dovete credermi sulla fiducia. Lui qui cerca di descrivere i materiali. Allora, a noi interessa invece un'altra cosa. Problema: perché mai nelle navate laterali si usano i marmi più belli, pavonazzetto, giallo antico, eccetera, mentre nella navata centrale, che è la più importante, si usano colonne di granito grigio normale? Allora? No, noi stiamo dentro, anzi vediamo solo quella centrale sostanzialmente. Così? Trafficata? La graffia della colonna? Forse perché erano i coperti. No. Bene, allora vedete, purtroppo io dico sempre che storia d'architettura andrebbe fatta molto più avanti, quando per esempio si ha qualche cognizione di materiali. Il marmo colorato è un buonissimo materiale, ma si spacca con facilità. Il granito non lo ammazza nessuno, tant'è vero che non se lo sono nemmeno portato via nel Medioevo, perché uno non lo sapeva più lavorare, due è inutile bruciarlo che tanto non brucia. Il granito regge da morire,
con la stessa sezione si regge il doppio dell'altezza, e infatti nelle navate laterali reggono un piano, nelle navate centrali reggono due piani. Capite? Nel mondo antico, quando io ho un muro da 20 cm, regge nemmeno una tettoia e trasche. Un muro di 2 metri, mi faccio il calcolo, che regge perlomeno 4-5 piani. Quindi nel mondo antico c'è un'attenzione spasmodica ai materiali, perché non c'è un materiale che porta tutto, come oggi dice un tarmato, e poi il resto è decorazione. Nel mondo antico la costruzione è strutturale, per cui se ho dei materiali buoni, io li uso a tempo debito. Perciò la navata centrale sembra più brutta, ma voi se andate a San Paolo con le mura e in altri posti del genere vedrete che il granito grigio lucidato è interessante probabilmente come i marmi colorati. Poi su questa immagine in alto, purtroppo non lo vedete, ma c'è la più grossa bestialità che per anni e anni è stata detta sul foro di Traiano. Cioè non tanto la parete curva, ma soprattutto un arco trionfale, grosso come la Basilica Ulpia, che su questo lato dà sulla piazza, l'altro lato dava ad un cortiletto, senza passaggi, cioè uno vedeva l'arco trionfale e dietro non c'era nulla. Questo perché interpretavano come arco trionfale la famosa moneta con scritta Forum Traiani. Durante gli scavi, e qui ci vuole tutta la vostra fantasia veramente, noi abbiamo pubblicato questa immagine che ci faceva capire le grandi novità. Uno, che il cavallo di Traiano non era quello rosso ma quello blu che stava più su. Due, che la piazza non era curva ma era a trapezio in fondo. Tre, che sul fondo invece del famoso arco mai visto e disegnato così di fantasia c'era invece una strana struttura quadrata. Noi lì per lì abbiamo gridato, evviva evviva, abbiamo trovato il vero tempio di Traiano, ma le cose non stanno così. O perlomeno non del tutto. Oggi noi sappiamo che sul fondo della piazza, quella piccolissima cicatrice bianca che vedete in mezzo al lastricato della piazza è la statua. Sul fondo della piazza si apriva una strana struttura composta da una facciata e due ali laterali. Questa struttura dà accesso in qualche modo ad un enorme corridoio piegato in tre lati, dal quale si stacca qui in basso un altro corridoio a U che gira intorno a un vano più basso, visibile attraverso colonne. Sul fondo, quindi in basso, in basso, in basso, c'è una nicchia, e a destra e a sinistra due porte che portano nel foro di Augusto. Come si presentava tutto questo complesso? Per fortuna, questa è la ricostruzione che si propone adesso. Non siamo affatto d'accordo nemmeno su questa, perché ci sono due ipotesi. Una, che qui si debba mettere quella moneta Forum Traiani, e allora in qualche modo dobbiamo immaginarla in quel modo lì. Due, che la parte centrale non avesse quel timpano, perché non abbiamo trovato nemmeno una traccia. Come facciamo a sapere che quell'immensa fondazione di 7 metri, che è l'unica cosa che abbiamo trovato, insieme a frammenti colossali di marmo giallo, eccetera, era fatta in questo modo? Per la parte centrale, vi ho detto, ci sono dei dubbi, ma per le parti laterali non c'è nessun dubbio. Perché? Ecco, questa è la ricostruzione, tra parentesi, per darvi un'idea volumetrica. Abbiamo i segni fatti nel 400, dove si vede che la chiesetta di Spoglia Cristi aveva utilizzato come campanile l'ultima colonna rimasta di quella di quella facciata, con sopra tutto l'attico alla maniera del foro di Nerva. Rabirio, Apollodoro, siamo di nuovo sullo stesso feeling. Dato che quei pezzi abbiamo potuto controllare che esistono ancora, li abbiamo trovati nello scavo, e abbiamo trovato le tracce della chiesetta di Spoglia Cristi, con questa immagine noi sappiamo due cose: com'era l'esterno e com'era l'interno. Tant'è vero che qui parlano di Murus Marmoreus, eccolo qui, tutto disegnato da Simone del Pollaiolo, detto il cronaca. Perciò questa ricostruzione per le ali laterali è certa.
sappiamo anche le parti decorative e potremmo addirittura riproporla sul posto se non sembrasse un po' troppo azzardato, ma forse si farà perché la gente ha diritto di capire che cosa diavolo non vede e perché abbiamo speso tanti soldi. Quindi questa potrebbe essere un'ipotesi, vedete? Una parte centrale con un avancorpo e le parti laterali così. Quindi se non è l'esterno, è questa. Perché c'è scritto sotto Forum Traiani. Altre pareti non possono essere, perché quella della Basilica Ulpia la conosciamo già. Per cui questa moneta dovrà servire per ricostruire o la facciata di questo monumento, oppure la facciata del foro verso il Campo Marzio. Che cos'è questo dano sul fondo? Allora, prima cosa, per darvi un'idea di come si poteva presentare questo corridoio, c'è una cosa facilissima. Il monumento a Vittorio Emanuele II. Un enorme ambulacro, utile solo per le passeggiate, ma ammettiamo che io sul muro della parte superiore del monumento ci metto tutte le sfoglie dei daci battuti, la corazza di Decebalo, la cosa dei suoi figli, i trofei presi a Sarnizza Getusa, sarebbe la capitale della Dacia, eccetera eccetera, tutti quelli che passano a Roma provenienti dall'impero vedono le sfoglie dei daci. Quindi senza dubbio, nell'ottica antica, questo immenso corridoio museo tra virgolette, per far vedere come erano potenti i daci che Traiano aveva sbaragliato. Ma allora questi due corridoietti con una nicchia qui e un vano in mezzo, che per adesso abbiamo scoperto, ma non è del tutto impossibile che sia una specie di basilica pure quella, che cosa dovrebbe essere? Innanzitutto vediamo gli avanzi, perché è molto istruttivo. Questa è la ricostruzione volumetrica dell'insieme. Quindi questa parte è buona, questa non si sa, solo il timpano. Potrebbe essere tutto uguale o da stabilire. Da questo corridoio interno che vedete qui nella sezione, si passa in due corridoi che portano al foro di Augusto che sta qui dietro. In mezzo c'è questa specie di cortile, più basso di circa un metro, senza accesso, cioè non ci si può entrare, e sul fondo qui c'è una grande nicchia. Inutile dirvi che dalle fotografie non capirete niente, perché è sfogliato fino addirittura alle fondazioni e vedrete una cosa divertente. L'ipotesi è questa, che lì dentro fossero state accatastate le armi dei nemici vinti, un'immensa catasta di roba destinata a putrefarsi, come erano spariti nella polvere i nemici di Roma. Questo perché le descrizioni del foro di Traiano ci parlano di queste enormi cataste di armi, preda di guerra, che noi non sapremo altrimenti dove mettere. Per cui questo sarebbe il posto dove la gente ammirava le gesta di Traiano. Quadri forse con le battaglie del grande ambulacro, gli avanzi della gloria di Decebalo, sovrano dei Daci, in questo posto destinato appunto a vederle putrefare. Altrimenti un giardinetto, ma mi sembra strano, noi facciamo tutto questo crescendo architettonico per arrivare al nulla, quindi noi pensiamo che questo sia il tempio del foro. Quindi la statua di Traiano qui, il passaggio al foro di Augusto ci si collega alla grandezza di Roma, Augusto ha fatto l'impero, Traiano ha fatto potente, i nemici si trasformano in polvere e il discorso di Apollo Moro mi sembra estremamente sensato. C'è ancora un'ipotesi. Si è fatto questo discorso del cortile scoperto perché quella stanza ha dei buchi che portano a delle fogne. Ora, tra poco vi farò vedere la fotografia dello scavo, dove c'è un pavimento tutto di marmi colorati, che non accade mai all'aperto. Allora, la mia ipotesi è questa, che qui sopra ci fosse un loggiato con un tetto, come in una basilica, e che quei fori lì sotto servissero per lavare per terra in caso di necessità, perché stando un metro sotto tu non puoi non avere degli scoli, perché se vai a lavare il pavimento con le secchiate d'acqua, poi l'acqua rimane lì. Sembra una cosa molto stupida, ma negli edifici antichi funziona in questo modo. Comunque, per adesso noi diamo per buona questa ipotesi. E questa è la foto aerea fatta sempre dal pallone aerostatico, che dimostra le disperate condizioni in cui è stato trovato il complesso. Ci vuole veramente molta fantasia, ma qui sotto, vediamo se... Ecco, questi
sono le tracce del lastricato del foro. Qui si vede il buco lasciato dai blocchi della fondazione strappati durante il Medioevo. Qui abbiamo il grande corridoio, qui la fondazione in blocchi del muro che separava il corridoio, quindi la volta che c'era, da questi due corridoi laterali e in mezzo questa zona con tutte le fogne e lastre di marmi preziosi. Ma che cos'è questo strano segno qui? Ve lo dico subito, perché tanto non ci arrivereste mai. Solo è il cavo lasciato dall'asportazione dei blocchi della fondazione di quelle altre esedre del foro di Augusto che vi ho fatto vedere tratteggiate, perché le abbiamo scoperte qui. Il foro di Augusto che ha quattro esedre, non due. Due bruciano nell'incendio di Verone, Traiano le rasa al suolo questa e ci costruisce sopra. I medievali, non contenti di essersi bagnati tutta la roba di Traiano, tolte l'asta e fanno un bello travertino qui sotto, porta via, porta via. E quindi abbiamo trovato anche la traccia, appunto, di questa precedente versione del foro d'Augusto. Ecco, qui vedete nel dettaglio il consolidamento dell'asta di marmo, lo scasso della povera fondazione del foro d'Augusto e tutte le case medievali che si sono appollaiate direttamente sul pavimento del foro. Qui un'altra visione dove vediamo colonne di marmi pregiati, ancora le famose lastre qua e là, sul fondo la nicchia, qui dove si è sfondato ci sono tutte le fogne, quindi una situazione veramente complessa, perché nell'eventualità di poter ricostruire quello che vi dicevo, noi dobbiamo immaginare qui una serie di arcate di pietra completamente portate via e sopra queste colonne con splendidi capitelli eccetera che abbiamo trovato qui attorno. A vantaggio di questa mia ipotesi ci sono questi blocchi di muratura caduti che altrimenti non si spiegherebbero. Bene, facciamo una pausa.